Signore e signori, buonasera e benvenuti dall'Oasi Beach Club di Ostia. Siamo qui in occasione dell'AIX Beach Soccer categoria over 35. Sta per aprirsi lo scontro fra Camon Magliana e Fiumicino Beach. E allora, pronti per partire, fischio d'apertura che arriva ora subito con la conclusione provata da parte di Aiello. Larga, ma c'è stata una deviazione. E allora Pavani se la deve vedere con Piccinini, o meglio Piccinini se la deve vedere con Pavani. Ora la battuta del numero 11, ottima la risposta di Piccinini. Va Viviani con il destro, ma troppo centrale, ottima la risposta di Matteo Puliga. E allora grossa chance per portarsi in vantaggio per il Fiumicino Beach Soccer. Sul pallone è pronto Daniele Aiello. Baiello col mancino, forte centrale, rete, 1-0. Due uomini in pressione, poi finisce a terra ma non c'è fallo. Occhio alla possibile ripartenza di Audino che avanza con la sfera. Chiuso, il pallone viene portato via, quindi Aiello torna ancora sulla corsia. Occhio al destro! Vincente il gol marcato Alessandro Rufo per il 2-0 del Fiumicino Beach Soccer. Occhio intanto al pallone proiettato in avanti, è arrivata la spizzata decisiva da parte di Daniele Aiello, 3-0 Fiumicino Beach Soccer. E allora pronto Di Marco a trasformare con il destro sotto l'incrocio per il 4-0 della Fiumicino Beach Soccer dopo 9 minuti nel primo tempo. Di Marco, occhio ancora alla conclusione di Daniele Aiello, questa volta vincente per il 5-0 che arriva dopo 4 minuti nella ripresa. Pronto Mussoni ad andare a calciare il pallone che rasenta forse la traversa, anzi no, c'è stato l'intervento di Piccinini. Spazio sulla corsia, sulla pressione di Moschetti, poi va in avanti dove arriva il buon intervento di Gian Domenico. Di seguito c'è il recupero da parte di Di Marco che prova a guadagnare metri sulla pressione di Audino, se ne va Di Marco, poi prova ad andare dentro, forse più per guadagnare la rimessa, in modo perde il pallone, ma lo stesso fa Moschetti, la sfera ancora lì fino a quando Piccinini non riesce a farla propria. Poi il pallone proposto in avanti, c'è un contatto calcio di rigore per il Camon Magliana. Si presenta sul punto di battuta Viviani con il destro e c'è la gran parata di Puliga. Uno scontro molto vigoroso, ma il pallone è in avanti per Viviani che riesce a trovare il gol del 5-1. Arriva il gol che allevia il parziale in favore della Camon Magliana dopo circa 2 minuti nella ripresa. Allora, seguiamo la battuta con Aiello, vuole ritagliarsi spazio per calciare su Audino in pressione, poi il destro va sul corpo di Moschetti, ma la palla è ancora lì, buona per il Fiumicino Beach Soccer. Ancora il mancino di Aiello, spacca il palo. Occhio intanto alla rimessa battuta velocemente con Del Vo che riesce a battere Piccinini, si torna sul più 5 e si va sul 6-1. Occhio dall'altra parte, Moschetti non riesce, seppur abbia messo tutto l'impegno del caso, a tenere in campo questo pallone. Occhio a Pavani allora, con tanto spazio c'è la conclusione ben parata da Piccinini. Il direttore di gara 6-1 in favore del Fiumicino Beach Soccer contro il Camon Magliana. Controllo di Rufo, cede su Pavani, occhio a Pavani che ha un po' di spazio, l'iniziativa di Pavani che esplode il mancino Piccinini.
Rientrato in campo Aiello, seguiamo il lavoro del numero 9, occhio ad Aiello, prova a palleggiare, leggermente disturbato, poi lo scarico per Pavani che torna ad Aiello, c'è largo Rufo che la chiude dentro verso Pavani, è un gran bel gol di squadra quello del 7-1 del Fiumicino Beach Soccer che arriva a 30 secondi dalla fine. Arrivano qui tre fischi del direttore di gara a porre fine al match. Fiumicino Beach Soccer passa per 7-1 contro Camonna Magliana.